Allora, Nicola, noi ci siamo preparati un po' di argomenti che riguardano te. Tu sei più giovane, quanti anni hai? 21. 21 anni, ragazzi, la speranza... non è vero, no. È il numero giusto, di 21. Allora, 18 anni sei la speranza della Ducati. Che si prova ad essere la speranza della Ducati? Vorrei diventare qualcosa di più di una speranza, ti sto provando, pian pianino. Sì, ci provo. Beh, io vedo qui, insomma, io non sono un esperto di numeri, però vedo che sei, insomma, messo bene, voglio dire, no? Sì, ti ho fatto venire avanti apposta, così loro stanno dietro. Senti, allora, senti. Una domanda, Fabio. Sì. Io spunto da vai, vai, a 21 anni sei anche collaudatore, Fabio? L'anno scorso ho fatto da collaudatore della MotoGP, quest'anno invece mi hanno messo nella mischia con per premio, con premio. Esatto. Con la Ducati, diciamo, la satellite, la scuderia satellite della Ducati. Ecco, infatti la domanda tecnica arriva proprio per questo motivo. Tutti quanti si chiedono com'è che con la Ducati nel MotoGP solamente Stoner riesce a stare là davanti e gli altri non ce la fanno. Che cosa c'ha Stoner con sta moto? Tu che adesso sei lì e che corri e che c'è la Ducati sotto il culo, diciamolo. Allora, qual è il tuo segreto? Bella domanda, se sapessi il segreto forse non sarei a battaglia con le ultime posizioni. Comunque... No, Stoner guida veramente bene, si è trovato particolarmente bene con questa moto, che non è una moto facile, ormai penso che l'abbiano capito tutti, però la Ducati sta lavorando tantissimo per renderla più guidabile possibile e per far arrivare anche noi satelliti davanti, anche Aiden stesso che non è andato bene. Senti, tu sei di Genova?